Benvenuti carissimi miei in questo nuovissimo video, che con voi è sempre il vostro caro Nico dei Pokémon. Come sempre, prima di iniziare diamo il benvenuto ai nuovissimi iscritti del canale e bentornati a coloro che ci seguono sempre. Bene, ragazzi, quest'oggi cominciamo una nuova settimana dopo la fine di tutte le feste con il... continuiamo con l'andare a catturare tutti i Pokémon leggendari su Pokémon Scarlatto il Ditto Indaco, ma solo con le Ball. Dopo aver catturato i tre cani leggendari, ovvero Entei, Raikou e Suicune, e ancora prima aver catturato i tre uccelli leggendari, Articuno, Zapdos e Moltres, oggi andiamo da Lugia e Ho-Oh. Infatti oggi andiamo a catturare proprio sia Lugia sia Ho-Oh. E poi toccherà a Groudon, Kyogre e Rayquaza, ma prima tocca a loro due. Quindi non perdiamo altro tempo alcuno e andiamo subito in game. Ma non prima di ricordarvi che qui sotto in descrizione avete il mio Instagram, il mio Card Market e Card3Zero con 2 euro di bonus. Vi ricordo anche che sono attivi gli abbonamenti per supportare questo fantastico canale al solo costo di un caffettino. Quindi ragazzuoli, se vi va fatelo, se no gratuitamente iscrivetevi se non l'avete già fatto e lasciare like e commenti sono sempre piacevoli, ragazzi. Quindi pad alla mano e andiamo a catturare Lugia e Ho-Oh. E rieccoci qui, ragazzuoli, pronti per le prossime nostre due sfide. Abbiamo ovviamente il nostro Gallade sempre pronto e carico, tutto bello curato, e il primo di oggi sarà Lugia. Infatti oggi cattureremo Lugia e Ho-Oh, proprio come detto da intro. Lugia è molto facile da trovare, a dirvi la verità, perché lo troveremo sopra all'area nord, proprio in questo isolotto qui dove ho messo lo spazio. E il modo più veloce per arrivarci è dalla torre di vedetta dell'area nord 1. Quindi voliamo qui verso la torre di vedetta e dalla torre di vedetta con il nostro bel Rhydon o Rhydon, dipende dalla versione che voi avete, voliamo sull'isoletta. Ci buttiamo con la scogliera e lo troveremo in acqua su quella piccola isoletta proprio di fronte. Scendiamo e tra poco dovrebbe già apparire, tra l'altro. Vediamo un po'. Ed eccolo lì, ragazzi, in tutta la sua maestosità. Scendiamo dal nostro paraggio. Eccolo lì, ragazzi. Bello che sguazzo. Gli facciamo una fotina. E non ci resta che salvare e procedere alla cattura. Guardate che bello, ragazzi. Lugia. Ok, andiamo con il nostro Gallade, anche lui a pressione, purtroppo, che ci non fa. E andiamo di falso finale. Falso finale e poi un vario colpo, lo scriviamo e ora andiamo con l'impresa per fare ripresa. Quindi la cosa che ci conviene fare è addormentarlo e indebolirlo. Lugia ci darà parecchio fastidio con l'impresa. Ci toccherà indebolirlo da dormitato. Dormi ancora, si sveglia, fa ripresa.
però lui continua con la sua ripresa. Lugia sarà un po' più complicato. Sì. Lui continua a fare ripresa, ma prima o poi le finirà. Almeno lo spiro. E continua così, ragazzi. Lui continua impertendo con la sua ripresa, va bene. A questo punto proverei uno psicotaglio. Vediamo i danni, sperando di non mettere il capo. Vediamo. Ok. Allora mettiamo. Va bene. Perfetto. Vediamo. Ne approfittiamo che è addormentato per fare un altro falso finale. Dorme, scusa. Prima bomba. Ovviamente non entra. Perfetto, continua a dormire. Cos'è la tosta? Si sveglia, cosa fa? Extra senso. Perfetto, fino a quando continua a farci extra senso. Va benissimo. Noi andiamo di più. Ok, mi sa che al prossimo dobbiamo passare di spalle. Va bene così. E continuiamo. 1, 2, 3. E l'abbiamo preso, ragazzi. Alla seconda ball, se non mi sbaglio. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Lugia non si è fatto troppo pregare. Ritorniamo sull'isoletta. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Eccolo qui, bellissimo Lugia con la Pokémon. Quindi non ci resta che andare a salvare. Così. E andare a scovare anche Pokémon. Mentre per quanto riguarda il nostro caro amico Oh-Oh, partiamo da Las Brasas e andiamo verso qui, ragazzuoli, vicino a quest'albero si dovrebbe trovare il nostro caro Oh-Oh. Senza perdere tempo alcuno, anzi, dato che siamo qui, direi di farci una bella curina. Dato che ci siamo, così curiamo anche lui. Eccolo lì. E ci andiamo a prendere. Andiamo di qui. Sì, magari sì. Ok, voliamo. E si va. Saliamo su questa montagna. Stando attento ai Dolphin che scendono in montagna, ci buttiamo giù da questo dirupo, che magari non proprio così, però magari, e andiamo dove sta questo albero. Lui dovrebbe essere proprio qui, ragazzi, nell'area sul 4, ed eccolo lì il nostro bel. Anche qui ci sta una bella fotina. Eccolo qui. Non ci resta che salvare e procedere con la cattura. E andiamo. Eccolo qui, ragazzi. Oh oh. Tutta la sua bellezza. Anche lui ovviamente ha pressione, va bene. Andiamo con falso finale, vediamo danno. E siamo più veloci. Ripresa, ovviamente. Ovviamente ha ripresa anche lui.
allora qui non ci resta che addormentarmi. Sì. Addormentiamo. Si vede nel schermo. Oh, va bene, vediamo solo le sue zampe. Va bene. Allora, mentre dorme ci conviene indebolirlo perché altrimenti, tra l'altro, si sveglia anche subito. Extrasenso lo accetto. Andiamo subito con un falso finale, speriamo che non faccia fuori. Mi va benissimo. Ancora un falso finale, perfetto. Ora voglio perfetto così, ragazzi. Perfetto così, non ho fatto la ripresa. Ora lo facciamo dormire. Andiamo, accesso, speriamo di non fare ripresa. Magifuoco, accetto. Lo evitiamo anche, andiamo con l'ipnosi. Perché non sta entrando il blu così? Cosa prima? È ripresa. Però cerchiamo di addormentarlo lo stesso. Niente ragazzi. Ripresa non vuole andare. Ora si fa. Va bene, va bene. Allora. A questo punto vediamo se va. Se facciamo danza spada. Ci potenziamo un po' l'attacco e così con falso finale facciamo più danni. È l'unica cosa che possiamo fare, ragazzi. Lui danza spada, lui fa ripresa ma tutti PS. Lui si ha a più 4, direi un'altra danza spada. Basta. Perfetto così. Extra senso. E noi con un falso finale dovremmo riuscire. Oh, perfetto. Ce ne basta una. La chiamata che faccio è presa, ce ne basta solo. Ci conviene curare questo gallete. Altrimenti con la bruciatura ci va a KO. Infatti andiamo a fare subito una bella ricarica totale. Così ci togliamo la bruciatura e ci curiamo anche. Perfetto così. E ora lo mettiamo. Ipnosi. Finalmente l'ipnosi che è tra l'altro. Allora, e finalmente possiamo provare con la prima bolla, ragazzi. Finalmente ci siamo. Lui è bello che è indebolito. Bello che è addormentato. Si va. Pokémon. 1, 2, 3. Ragazzi, quasi alla prima. Oh, così lo vediamo anche. Quasi. Buono così. Ipnosi. Anche questa volta è un'altra. La prima è stata. La prima ball ci ha fatto credere. Vediamo con la seconda. Niente. Ti prego dormi. Niente. Ragazzi si sveglia anche subito. Noi andiamo ancora di così. E fortunatamente adesso sta entrando il primo colpo. Andiamo ancora di così. E proviamo la nostra terza bomba. 1 2 3. Ragazzi ci fa sperare questo. Ci fa sperare. Ok, ancora porta bomba, ragazzi, porta bomba. 1 2 3. E ragazzi è entrato, incredibile. Non ci hanno fatto, ci hanno fatto più penare Articuno, Zapdos, Moltres, Raikou e Suicune che i due leggendari Lugia e Ho-Oh. Tanta tanta roba, ragazzi, e abbiamo anche loro. Lugia preso con Ball e Ho-Oh. Una bella Ball. E neanche dopo tanto tempo, direi.
Direi che a questo punto andiamo a curarli. Tanta roba, ragazzi, tanta roba. Ci siamo portati davvero, davvero subito a casa due leggendari, due grandi leggendari come Lugia e Vu, con poche bolle. Buono così, ragazzi, buono così. Quindi direi che per oggi è davvero tutto. Andiamo a salvare con gli altri due nostri nuovissimi leggendari. E noi ci vediamo nel prossimo video per andare a catturare Gru, Kaioken e Rayquaza.